La bolla scoppierà, ma i prezzi dell'acciaio non torneranno ai minimi visti nel 2020, così il presidente di Federacciaia Alessandro Banzato al webinar di Siderweb Mercato e Dintorni. Si attende un riallineamento tra domanda e offerta. Produzione nazionale di acciaio, il 2020 si è chiuso con un meno 12,2%, a dicembre balzo dei piani rispetto allo stesso mese del 2019, lo dicono i numeri di Federacciai. Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del Siderweb TG che apriamo anche questa settimana con uno sguardo ai prezzi dell'acciaio sul mercato nazionale che continuano ad avere un trend rialzista, una tendenza che sarebbe destinata a consolidarsi seppur con riposizionamenti grazie al buon andamento della domanda. Se ne è parlato questa settimana, lo scorso martedì, nel webinar Mercato e Dintorni, il primo di quest'anno organizzato da Siderweb, in cui è intervenuto anche Alessandro Banzato, il presidente di Federacciai. Sentiamolo. La bolla, diciamo, esploderà, però non credo che le quotazioni dell'acciaio possano tornare indietro ai livelli, diciamo, più bassi che abbiamo visto nel corso dell'anno 2020. Ma credo che la stabilità dei consumi e anzi l'aumento dei consumi che si vedrà poi nel corso dell'anno favoriranno il fatto che i prezzi stiano stabili oppure addirittura possano salire. Sarebbe dunque destinato a consolidarsi, seppur con riposizionamenti, il trend dell'aumento di materie prime e prodotti siderurgici. Lo ha detto il presidente di Federacciai durante Mercato e Dintorni, il primo webinar dell'anno organizzato da Siderweb. Una tendenza, quella dei diffusi aumenti delle quotazioni, che secondo gli analisti di Siderweb è stata prodotta da due fattori. Da un lato la distonia marcata tra la produzione di acciaio e la domanda dei settori utilizzatori, cominciata già nel terzo trimestre 2019 e aggravatasi dopo il primo lockdown. Dall'altro lato c'è il mercato finanziario che sta speculando sull'aumento delle quotazioni. Questi rincari così violenti comunque sarebbero destinati a rientrare entro il secondo trimestre dell'anno grazie a un riallineamento tra domanda e offerta. I problemi giustamente che vanno sottolineati sono quelli di riuscire a riversare questo aumento di prezzo, riuscire a ribaltarlo su tutta la filiera. Questo sarà un fenomeno che non potrà accadere, diciamo, in 5 minuti così velocemente, ma che dovrà avere un suo percorso. Banzato ha anche ricordato quale sia la posizione dei produttori siderurgici italiani in merito a quanto sta accadendo a Taranto e Piombino nei due importanti poli di ArcelorMittal Italia e JSW Steel Italy. Ci sono dei momenti in cui la presenza dello Stato in certe situazioni particolari è quasi obbligatoria, ma ritengo debba essere un intervento a tempo, cioè risistemiamo la cosa e poi rimettiamo in toto sul mercato quello che viene risistemato, anche perché lo Stato potrebbe in questo momento anche farci rientrare e recuperare quello che è stato investito. Ma secondo me questo tipo di intervento è un intervento che vale la pena sia fatto su impianti che hanno una logica di mercato. E a proposito di ex Ilva, ArcelorMittal Italia ha riavviato l'acciaieria 1 di Taranto, che era ferma da circa un anno. Questa settimana la prima colata, stando a quanto comunicato da fonti sindacali, marcerà con un solo forno e un convertitore sui 3 presenti. Si prevede quindi si viaggerà su un ritmo produttivo di 15 colate inferiore alla capacità installata. Sarebbe il primo passo verso la crescita dell'output di acciaio annunciata nelle scorse settimane con il nuovo piano industriale presentato ai sindacati. Dai 3,4 milioni di tonnellate di acciaio del 2020, il minimo storico, si prevede di salire quest'anno a 5 milioni per poi arrivare a 6 nel 2023 e 2024. Piano che prevede inoltre per quest'anno l'investimento di 310 milioni di euro anche per l'avvio del rifacimento dell'alto forno 5, il più grande d'Europa, spento dal 2015 e con una capacità produttiva di 3 milioni di tonnellate e mezzo. Ora si attende entro fine mese anche la fine dei lavori di adeguamento e la ripartenza dell'alto forno 2 e i sindacati insistono perché sia fatta maggiore chiarezza sulla forza lavoro impiegata negli impianti. E ora parliamo proprio di produzione di acciaio con gli ultimi dati diffusi da Federacciai, come si è chiuso il 2020 e l'andamento di dicembre. Sentiamo i numeri.
Il 2020 dello scoppio della pandemia mondiale, che ha fatto saltare consolidate dinamiche economiche e industriali, alla fine si è chiuso per la produzione italiana di acciaio con numeri migliori rispetto a quanto si era prospettato. Tra gennaio e dicembre le acciaierie hanno sfornato 20,35 milioni di tonnellate di acciaio, in diminuzione del 12,2% rispetto al 19. Un calo minore di quello prospettato da Federacciaia a fine luglio, quando si parlava di un meno 15%, e ben lontano dai crolli verticali del 40% di marzo e aprile. Certo, resta il peggior risultato dalla crisi del 2009, con una perdita di quasi 3 milioni di tonnellate rispetto al 2019, ma resta anche la spinta positiva vista a fine 2020. Sia novembre che dicembre hanno fatto registrare una crescita produttiva e due mesi consecutivi con il segno più non si vedevano da luglio-agosto 2018. A dicembre si sono prodotte 1,62 milioni di tonnellate di acciaio, dice Federacciai, in aumento del 15,6% tendenziale. Un recupero reso possibile soprattutto per le performance dei prodotti piani, che sono saliti del 36,5% rispetto a dicembre 2019. Anche i lunghi hanno mostrato un buon andamento con il loro più 12,3%. Altro segnale confortante, infine, arriva dal mercato, con prezzi in forte salita e domanda che torna a risalire. Prevale un cauto ottimismo anche perché il 2021 resta un anno sfidante, soprattutto perché la pandemia non è ancora sotto controllo. Ed ora andiamo a Trieste, dove proseguono i lavori per la riconversione di Acciaierie Arvedi dopo lo spegnimento dell'alto forno della Ferriera di Servola. Ci aggiorna Davide Lorenzini. È stato confermato il piano di investimenti del gruppo Arvedi per le due nuove linee di zincatura e verniciatura a Trieste. Le rassicurazioni sono giunte dall'amministratore delegato Mario Caldonazzo nell'incontro dello scorso martedì al Ministero dello Sviluppo Economico con i rappresentanti dei lavoratori della Ferriera di Servola. Un incontro chiarificatore sul futuro dell'impianto chiesto dai sindacati per fare il punto sullo stato di riconversione a quasi un anno dalla chiusura dell'area calda dello stabilimento friulano. Il cronoprogramma, secondo quanto riportato dalla stampa locale, non varierà da quanto previsto. Entro il 25 gennaio si prevede lo sblocco dei 45 milioni di euro a fondo perduto, che Invitalia ha stanziato per la riconversione. Fondi che saranno utilizzati prima di tutto per la realizzazione delle due nuove linee di finitura, zincatura e verniciatura, da parte di Danieli, progetti che, salvo imprevisti, saranno completati in 18 mesi. Altro punto cruciale è la riconversione della centrale elettrica del sito, precedentemente alimentata dai fumi di altoforno e che ora invece dovrà funzionare a metano. Un intervento previsto entro ottobre 2021. Sul fronte dei lavoratori sono stati confermati gli zero esuberi, anche tra quelli al momento in regime di ammortizzatori sociali. A febbraio dovrebbe iniziare il secondo corso di formazione che, oltre ai 50 addetti già in training, ne coinvolgerà all'incirca altrettanti. Prima di chiudere vi ricordo il prossimo appuntamento con i webinar di Siderweb. Martedì 26 gennaio è in programma Fiere per la Rinascita, Made in Steel e Lamiera, sinergia vincente per le imprese della filiera allargata. Si parlerà di come le manifestazioni fieristiche, soprattutto dopo un anno sospeso per gli eventi in presenza, possano rappresentare un fondamentale strumento di politica industriale, nonché un momento di creazione e rafforzamento delle relazioni di business. L'appuntamento è alle 11, interverranno anche alcuni importanti operatori dell'acciaio nazionale. La partecipazione è gratuita, previa registrazione nell'area eventi webinar di siderweb.com. È davvero tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione, ci vediamo lunedì prossimo. Arrivederci.